Benvenuti al Web Summit qui a Lisbona, in Portogallo. Vediamo cosa succede. Con 60.000 visitatori, questa è una delle conferenze più grandi d'Europa dedicate alle nuove tecnologie. E qui tutti parlano di come sfruttare i grandi vantaggi della digitalizzazione con la dovuta attenzione alle sue insidie. È uno dei messaggi lanciati da Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza. La tecnologia offre enormi possibilità, possiamo fare grandi cose con l'high tech, come si nota qui al Web Summit. Ma la tecnologia dovrebbe essere al servizio delle persone e penso che stiamo diventando più attenti. Il nostro ottimismo sulla tecnologia sarà più equilibrato se lo affrontiamo con un approccio più prudente. Questa richiesta di maggiore calma nell'uso delle tecnologie arriva però nel bel mezzo della grande corsa alla perenne connessione. Qui sono tutti online sempre, eppure la metà della popolazione mondiale per il momento non è ancora in grado di connettersi. Tuttavia è già previsto un cambiamento epocale, con l'avvento ormai prossimo delle reti superveloci 5G. In 5 anni saremo completamente connessi con il 5G. Il che significa, oggi c'è un numero massimo di connessioni consentite di circa 1 miliardo, con il 5G sarà vicino a 100 miliardi. Molte delle tecnologie che vediamo qui al Web Summit, i dibattiti, le presentazioni, si occupano dell'intelligenza artificiale, la capacità delle macchine di apprendere, di ragionare e di autocorreggersi. È qualcosa che promette una vera svolta per la società, ma ci sono anche quelli che avvertono pericoli. Tra questi anche il professor Stephen Hawking, che ha espresso le sue perplessità sull'intelligenza artificiale nel suo discorso nella serata di apertura del Web Summit. Non possiamo ancora sapere se saremo infinitamente aiutati dall'intelligenza artificiale oppure ignorati, o addirittura se è concepita per distruggerci. L'intelligenza artificiale esiste già da qualche tempo come tecnologia, ma l'aumento della connettività ha aperto l'intelligenza artificiale a più utenti in diverse parti del mondo e con priorità ben diverse. Quando combini l'intelligenza artificiale con la stampa 3D, il biotech, il blockchain e i big data, tutto crea un mondo completamente diverso per la soluzione dei problemi che possiamo incontrare. Una visione, diciamo, più estrema di quello che i superintelligenti computer ci potrebbero offrire è presentata dal pioniere digitale Ben Gerzel e dal suo robot Sophie Hanson. L'intelligenza artificiale può liberarci dal fare cose che non vogliamo fare. Questo non significa solo guarire da tutte le malattie ed evitare la morte, bensì non ammalarci, non invecchiare e non morire, a meno che per qualche motivo non abbiamo voglia di farlo. Preparatevi, la trasformazione digitale è più veloce del previsto.